come metto il mio faccione nel pallino, come state per vedere proprio in questo momento. Quel pallino è un'immagine, focalizziamoci subito come si fa. Prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, sto creando un canale Telegram, quindi a breve venitevi a seguire lì. Allora, andiamo a creare su Canva un nuovo progetto. Io andiamo su forme. Io ho messo ad esempio, stiamo registrando, perché questo video l'ho fatto un'altra volta che non stavo registrando nulla. Lasciamo perdere. Allora, io ho messo delle forme, io ho messo questo qui, ho fatto una prova, si può mettere quale volete, a voi vi state vedendo dentro al pallino. Dobbiamo mettere questo qui, tutto totalmente bianco deve essere, tutto bianco, ok? Quindi solo lo sfondo ovviamente deve essere nero. Ok, quindi andiamo in sfondo qui e selezioniamo un nero come fondo. Ah, la prossima volta lo facciamo vedere su Paint, quindi per venire aggiornati iscrivetevi al canale. Ok, così vi arriverà una notifica ogni volta quando uscirà un nuovo video. Allora, un po'. Ok, abbiamo messo uno sfondo completamente nero. Mettiamo qui. Ok, bene. Una volta fatto, clicchiamo su scarica. Ah, intanto ci apriamo OBS Studio. E un attimo, lo apriamo. C'è un video tutorial su tutta la guida, tutorialone su PS Studio, il mega tutorialone sta nel canale, penso che voi già lo saprete usare, quindi io non faccio. Non faccio cose super lente, che spiego ogni passo dopo passo, no, c'è una guida proprio sul canale. Quindi ci apriamo PS Studio, il nostro bello PS Studio, se me lo apri pure. Non risponde, attendiamo, scusatemi. Ok, ci andiamo ad aprire OBS Studio. No, OBS. Attenzione. Allora, io qui andiamo a resettarlo un attimo. Questo qui non fare, va bene. Ok, adesso andiamo a salvare la nostra bellissima immagine. Scarica. Caricatelo in PNG. Ve lo consiglio io, o JPG va bene lo stesso. Scarica. Ok, attendiamo un attimo. Eccolo qui. Progetto, eccolo qui. Attendiamo. Ce lo buttiamo sul desktop. Ok, eccoci qui. Allora, adesso vedete la vera domanda è come la facciamo a importare su OBS proprio come ho fatto io. Allora, andiamo a creare in OBS Studio. Un attimo che metto la webcam. Non la posso rimettere la stessa perché è già in uso. Vediamo un po'. Farà schifo, ve lo ripeto, la webcam che avrò. Che ho io fa schifo, lasciamo perdere, non ci interessa. Ok, vedete, sentite il suonino. Allora, fa schifetto la webcam, quindi andiamo a creare una nuova scena con dentro e cattura lo schermo. Ok, bene, qua possiamo scegliere di catturare, a me funziona perché sto usando un particolare metodo. Ok, bene. Ok, adesso andiamo ad aggiungere un dispositivo di cattura video. Mamma mia, oddio, sta webcam fa cagare. Vediamo un po' se metto. Ok. Oh mamma mia. Scusate. Mettiamo una webcam, non funziona nemmeno più. Parti. Allora andiamo a mettere.
Eccolo qui, bene. Allora, ok, bene. Adesso noi ce ne andiamo. Scusate, dovete tagliare un attimo. L'ho scritto in webcam, voi non lo dovete fare questo. Ok, adesso la vera domanda è: come facciamo a diventare questo bellissimo quadratino in bella foglio di carta? Semplicissimo. Tasto destro, filtri. Mi sembra filtri degli effetti. Filtri degli effetti, chiave, no, correzione del colore, maschera, miscela l'immagine, ok, colore bianco tipo maschera, eccoci qui, ce ne andiamo a prendere dove l'abbiamo salvato, in questo caso sul desktop. Eccolo qui, un attimo, vediamo se lo troviamo. Dovrebbe essere questo qui, sì, proprio questo, vedete? Vedete, sono diventato dentro un foglietto, visto che bello? Mi piace molto, vero? Molto carino. Voi dite, come fai ad avere un bordino? Semplicissimo, vi faccio vedere pure quel bordino. Come faccio un'immagine. Oh, ma il circolo, ecco qui, vedete? Ho un'immagine, perché se provo a spostarlo, vedete? Si è spostato, oddio, centriamo l'immagine. Se vado in scena, eccomi qui, ciao. Modalità studio. Faccione più schermo, vedete? Ok, ho tipo la modalità studio, vedete? Se io in quel palco, ecco, vedete? Lui rimane in posizione perché è un'immagine. Non ci interessa. Va bene. Comunque, questo è il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di fare queste cose qui. Iscrivetevi al canale e mettete like a questo video. E noi ci salutiamo per un prossimo video. Grazie a tutti.